giovedì 5 aprile, ben trovati su Messina Ora Live in collaborazione con Antenna del Mediterraneo. Vediamo anche oggi quali sono le principali notizie, partendo da quella di cronaca che ha fatto il giro delle pagine nazionali. Stiamo parlando del caso di assenteismo a Ficara che ha coinvolto più della metà dei dipendenti comunali, 23 dipendenti su un totale di 54 del comune in provincia di Messina, che dovranno rispondere delle accuse di truffa aggravata e continuata ai danni dell'ente pubblico e false attestazioni o certificazioni. Tra di loro anche 3 dirigenti accusati di omesso controllo. Si assentavano frequentemente dal lavoro per motivi personali in un clima di totale impunità, potendo contare sulla complicità di coloro che erano preposti al controllo. Con questa accusa, quasi la metà dei dipendenti del comune di Ficarra sono indagati per assenteismo e per 16 di loro la procura di Patti ha predisposto la sospensione dalla funzione. Le accuse di cui dovranno rispondere i 23 tra impiegati e dirigenti del comune sono truffa aggravata e continuata ai danni dell'ente pubblico e false attestazioni o certificazioni. Siamo alla paralisi, ha commentato il sindaco Gaetano Artale. Stiamo cercando di mandare avanti il comune con quel poco di personale che ci è rimasto. E ci spostiamo a Messina per parlare di Hamam e di questa guerra intrapresa contro i morosi. Obiettivo il recupero di 100 milioni di euro, un progetto di recupero crediti che durerà un mese per sensibilizzare i cittadini a pagare le bollette dell'acqua. La campagna è stata presentata questa mattina in conferenza stampa dal consiglio d'amministrazione dell'Hamam a Palazzo Zanca. I crediti che l'azienda vanta verso gli utenti ammontano a 100 milioni di euro, ma l'azienda ha cercato un nuovo approccio per contrastare la morosità. Ma sentiamo i particolari in questo servizio di Marina Pagliaro. Sono quasi 100 milioni di euro quelli che l'Hamam dovrà recuperare, 44 milioni di questi difficili da intercettare perché risalenti a 10 anni fa. Per gli altri no, basta soltanto pagare la bolletta. Per questo motivo l'azienda ha presentato oggi a Palazzo Zanca, alla presenza dell'assessore Sergio De Cola, la campagna di sensibilizzazione per spronare cittadini e imprese al pagamento delle utenze dell'acqua. Una richiesta di collaborazione quindi e un richiamo al rispetto della legalità. A Messina le utenze sono inferiori del 30% rispetto alla media nazionale. L'acqua non prevede costi, ma la distribuzione sì. Intanto la prossima sfida in cui l'Hamam si sta impegnando è quella di avere entro 3 anni l'acqua nelle case 24 ore su 24. L'Hamam vive di bollette. Se non si pagano le bollette, l'Hamam ha sempre maggiori difficoltà ad andare avanti nel suo lavoro. Quindi abbiamo bisogno di una presa di coscienza da parte di tutti i cittadini. Hamam ha decine di milioni di euro di crediti, se riusciamo a incassare almeno una parte di questi crediti riusciamo a erogare dei servizi migliori per tutti quanti. Abbiamo già aumentato il periodo di erogazione giornaliero, alcune zone ricevono l'acqua una, qualche altra due, qualche altra 3 ore in più al giorno, però ovviamente dobbiamo riuscire a distribuire l'acqua a tutti quanti per tutto il giorno. Attualmente la rete idrica messinese è composta da 2 acquedotti, 6 depuratori, 69 serbatoi e 1200 km di tubature. La gestione di tutto il servizio quindi comporta la necessità di avere liquidità sempre disponibile. Hamam continua a essere un'azienda inutile, anche quest'anno chiuderemo inutile. Rimane il problema ovviamente della provvista finanziaria, sulla quale appunto, dovuto anche se non principalmente direi al mancato pagamento delle bollette e dell'acqua ci fa un po' soffrire e quindi ci impedisce di fare investimenti. Ma dovremo continuare e questo per continuare, per ottimizzare il servizio, per fare gli investimenti, per avere il progetto H24 tutto pulito, abbiamo bisogno di avere più provvista finanziaria e per questa poi potremo fare investimenti e potremo arrivare a prendere tutte le persone che ci servono normalmente. La maggior parte delle morosità dipende da condomini e utenti privati. 226 su 3.000 non pagano le bollette. Soltanto migliorando la distribuzione idrica e facendo nuovi investimenti si potrà realizzare un approvvigionamento efficace ed efficiente. Il lavoro di progettazione che l'Hamam sta realizzando prevede la spesa di 60 milioni di euro, 10 dei quali provenienti dal Masterplan. È chiaro che si deve lavorare perché questo monte di crediti che ha l'Hamam non nasce soltanto perché il cittadino ha pagato l'acqua, ma da tutto un meccanismo
a dire poco perverso, che ha gestito l'azienda negli ultimi 10 anni e pertanto non ha portato a quella che è la corretta organizzazione e gestione sia della fatturazione che del recupero crediti che di altro, ma è andato tutto bene così. Continuiamo con la cronaca giudiziaria per parlare di una vicenda che riguarda alcuni giornalisti e un addetto stampa che ha vinto un concorso che evidentemente è stato truccato, così ha stabilito il Tribunale di Messina. La prima sezione penale presieduta da Silvana Miranda Grasso ha condannato la giornalista Valeria Arena ad 1 anno e 4 mesi di reclusione, le giornaliste Alessandra Ziniti e Laura Oddo e la dirigente del Policlinico Giuseppe Pasturniolo ad 1 anno, pena sospesa, nel processo nato dall'inchiesta su un presunto concorso truccato nel 2011 per un posto di addetto stampa al Policlinico di Messina. Al concorso avevano partecipato 4 candidati. Sempre nello stesso processo è stato assolto, perché il fatto non sussiste, l'ex direttore generale del Policlinico di Messina, Giuseppe Pegoraro, anche lui accusato di abuso d'ufficio nel 2014. Le imputate sono state dichiarate interdette temporaneamente dai pubblici uffici per la durata della pena principale a ciascuna inflitta. L'indagine era nata dopo le denunce del giornalista Gianluca Rossellini, riconosciuto parte civile. Il PM aveva chiesto ieri l'assoluzione per tutti gli imputati. E ancora per la pagina di cronaca, una notizia che riguarda una violenza in famiglia: ha picchiato la compagna dopo il pranzo di Pasqua, ma è stato arrestato dai carabinieri. Non voleva accompagnare il convivente a fare delle commissioni e per questo è stata presa ripetutamente a pugni fino all'intervento dei carabinieri, che hanno messo a freno l'uomo, che è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Ed ancora una notizia di cronaca che riguarda il bancomat ed una forchetta utilizzata per manometterlo. 2 arrestati, un terzo complice in fuga, si chiama crash trapping ed è il sistema con cui è possibile manomettere gli sportelli utilizzati dagli istituti bancari e dagli uffici postali, inserendo nella fessura in cui viene erogato il denaro un attrezzo metallico, appunto a forma di forchetta, che blocca il passaggio del denaro subito recuperato dal malvivente non appena l'ignara vittima si allontana. Questo sistema è stato scoperto e ha portato all'arresto di 2 cittadini di nazionalità rumena, Adrian Punica di 27 anni e Claudio Viorel Costantin di 21 anni, mentre un terzo complice è al momento irreperibile. Cambiamo argomento e parliamo di cronaca politica con queste ultime ore, che insomma già da qualche giorno parliamo di ultime ore, ma in realtà non si è ancora raggiunto l'accordo all'interno del centro-sinistra sul nome del candidato che dovrà rappresentare la coalizione nella corsa a Palazzo Zanca, ore concitate in cui il centro-sinistra non sa ancora se fare le primarie. Intanto da articolo 1 la decisione di dare un contributo non ovvio né scontato al centrosinistra messinese. Abbiamo deciso di scommettere sulla possibilità che dal centrosinistra potesse arrivare una risposta forte e chiara. Di oggi anche l'appello, che lui stesso ha definito accorato, del vicepresidente del PD cittadino Alessandro Russo: auspichiamo che la coalizione sappia fare una scelta di discontinuità politica e di profondo ringiovanimento della propria proposta dirigente. Crediamo, ha detto Russo, che servano coraggio e visione in questi momenti. E siamo alla pagina dello spettacolo per ricordarvi un appuntamento dei prossimi giorni: Vetri Rotti al Teatro Vittorio Emanuele con Elena Sofia Ricci, Gianmarco Tognazzi e Maurizio Donadoni. Il Teatro di Messina, in occasione del debutto di questo spettacolo, ripropone l'appuntamento con i protagonisti, che sarà sabato 7 aprile alle 18 nella Sala Sinopoli. E chiudiamo con un altro appuntamento che riguarda lo sport e in particolare il diritto allo sport, che porterà a Messina Giada Rossi e Daniel Paone. La campionessa paralimpica di tennis tavolo ed il campione italiano di tennis tavolo in carrozzina saranno testimonial d'eccezione insieme alla campionessa olimpica Silvia Bosurgi in occasione dell'evento organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Messina. L'appuntamento è per domani 6 aprile alle 15:30 nell'Aula Magna della Corte d'Appello di Messina.
E per oggi è tutto, ringraziamo chi ci segue da Antenna del Mediterraneo, mentre con gli altri l'appuntamento è su messinaora.it.